Un cordiale saluto alle autorità, ai rappresentanti dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia, delle associazioni combattentistiche d'arma e alle signore e signori qui presenti. Il 10 febbraio è il giorno del ricordo, ricorrente istituita con legge del 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati, nel secondo dopoguerra, la complessa vicenda del confine orientale dell'Italia. Oggi è quindi doveroso l'omaggio alle vittime, giusto riconoscimento ai superstiti, necessaria la diffusione della conoscenza di quei tragici eventi, soprattutto ai più giovani. Apre le celebrazioni il sindaco Giorgio Gori. Buongiorno a tutti, saluto le autorità, le rappresentanze militari, civili, gli amici dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia, oggi siamo un po' a ranghi ridotti per le ragioni che sappiamo, però abbiamo attivato questa diretta Facebook per comunicare comunque con i cittadini che spesso abbiamo avuto con noi in questa circostanza. Dicevo, l'Associazione Venezia Giulia Dalmazia, medaglia d'oro della città di Bergamo, che da oltre 70 anni è dedita alla diffusione della memoria dei drammatici fatti avvenuti tra il 43 e il 47 nelle terre di confine tra l'Italia e la Jugoslavia, nonché all'integrazione nella nostra comunità degli esuli giuliani, istriani e dalmati. A loro, eredi dei profughi che vennero condotti nella nostra città e che qui trovarono ospitalità e lavoro, va il mio saluto affettuoso a nome di tutti i cittadini di Bergamo. E ringraziamento per quanto si sono prodigati per decenni al fine di mantenere vivo il ricordo della storia delle loro famiglie. Oggi ricordiamo le terribili sofferenze degli italiani di Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, a cui furono costretti quando queste terre, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, conobbero la sorte di passare senza interruzioni dalla dittatura del nazifascismo a quella del comunismo. Quest'ultima scatenò in quelle regioni di confine una persecuzione contro gli italiani, una violenta slavizzazione mascherata da rappresaglia per le angherie fasciste, ma che si risolse in vera e propria pulizia etnica, che colpì in modo feroce e generalizzato una popolazione inerme e incolpevole. La persecuzione culminò nella tragedia delle foibe, dove perirono migliaia di innocenti, e portò poi all'esodo di 350.000 italiani. Continuò fino alla fine degli anni 50. Su quella drammatica vicenda, come sappiamo, ha pesato per lungo tempo un silenzio inaccettabile. Per decenni l'ideologia e le convenienze della guerra fredda hanno negato il dovuto rilievo a quella che fu sotto ogni profilo una sciagura nazionale, coperta da una cortina di silenzio che ha reso ancora più penosa la condizione dei profughi. E proprio a loro, agli esuli e ai loro discendenti che non si sono arresi a questa forma di negazionismo storico, si deve il fatto che il triste capitolo delle foibe e dell'esodo sia uscita dal cono d'ombra e sia entrata a far parte della storia nazionale, conquistando finalmente la dignità della memoria. Capita ancora di imbattersi in qualche sporadico tentativo di negare la verità storica o di ammetterla con fatica. Ma oggi, come ha più volte sottolineato il presidente Mattarella, il vero avversario da battere più forte e più insidioso è quello dell'indifferenza, del disinteresse, della noncuranza, che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi. Per questo è importante il giorno del ricordo, per raccontare la storia. La tragedia delle foibe rappresenta un monito perenne contro i regimi totalitari e le ideologie che discriminano le minoranze, opprimono i cittadini e negano i diritti essenziali della persona, e rafforzano il nostro impegno a difesa della democrazia, della pace, del dialogo tra gli stati, dell'amicizia tra i popoli. Proprio questi sentimenti hanno condotto il 13 luglio dello scorso anno il nostro Presidente della Repubblica e il suo omologo sloveno, Borut Pahor, ad incontrarsi sul Carso Triestino e a deporre insieme una corona di fiori alla foiba di Basovizza, dal monumento dei caduti sloveni. Le fotografie di quella giornata storica ritraggono i due presidenti mentre si prendono per mano come due fratelli. Il loro impegno per la pace e per la cooperazione nella comune cornice dell'Europa dei popoli è il nostro impegno
Io credo sia il modo migliore per onorare il ricordo delle vittime delle foibe e delle persecuzioni patite dagli italiani di Istria, Venezia Giulia e Dalmazia. Grazie a tutti. Grazie Sindaco. Invito a intervenire Maria Elena De Petroni, Presidente del Comitato di Bergamo dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia. Buongiorno a tutti. Egregio signor Prefetto, egregio signor Sindaco, egregio Presidente della Provincia, gentili autorità militari, civili e religiose, associazioni d'arma e combattentistiche qui presenti. Innanzitutto grazie di essere qui oggi in Rocca, nel Parco delle Rimembranze, a tutelare la memoria degli esuli della Venezia Giulia, dell'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, nel giorno del ricordo, il 10 febbraio, solennità civile nazionale italiana istituita dalla legge 92 del 30 marzo 2004. È un grazie davvero speciale. In questi giorni ricorre infatti quasi un anno da quando il nostro territorio, la nostra provincia, la città di Bergamo sono state colpite in maniera drammatica da un'epidemia che si è abbattuta su di noi con una violenza senza precedenti, sconvolgendo le nostre vite, i nostri affetti, la nostra quotidianità. È doveroso oggi qui, accanto a questa pietra carsica, che ci rammenta il martirio dei fratelli italiani sul confine orientale, porgere una preghiera e un segno di pietas ai tanti morti, a quella generazione di padri, di madri che ci hanno lasciato senza il conforto di un ultimo saluto, senza una carezza, uno sguardo, un abbraccio. Noi esuli di Bergamo abbiamo vissuto con particolare empatia un dolore che ci ha riportato indietro nel tempo, il dolore del distacco e dello strappo, con una ferita mai lenita e mai dimenticata. In un attimo esule hanno chiamato esuli, le voci sono rimbalzate, anche molto lontano, e ricordando il bene avuto qui dai fratelli bergamaschi 70 anni fa, abbiamo voluto portare il nostro sostegno e contributo, anche così come da Roma e da Trieste, a quel miracolo che gli alpini di Bergamo, e non solo gli alpini, hanno saputo erigere in fiera in poche ore a sostegno delle terapie intensive in quei giorni traboccanti. Ancora grazie a tutti coloro che, mettendo a repentaglio la loro vita, ogni giorno ci hanno sostenuto nei lunghi momenti di paura, di angoscia e di sofferenza. Grazie da quei fratelli giuliani che non dimenticano la vostra accoglienza 70 anni fa. Così come è importante per noi, per la nostra comunità, ricordare in questa sede un amico, un uomo eccezionale, un patriota che ci è sempre stato accanto a noi e alla nostra storia, anche prima del 2004, quando non era così sentito ricordare le complesse vicende del confine orientale. Quest'estate è mancato infatti il paracadutista Fulvio Quaroli, bergamasco, attivo per la comunità e per anni presidente di Assoarma Bergamo. Noi lo sentiamo sempre presente, vicino, anche se il vuoto che lascia è incolmabile. Siamo onorati come Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e come Assoarma che l'amministrazione di Bergamo abbia scelto la sua figura umana per la benemerenza civica in memoria nel 2020. Giorno del ricordo, 10 febbraio. Qual è il senso del ricordo? La tragedia delle foibe, gli inghiottitoi carsici dove furono gettate migliaia di vittime, simbolo dell'odio e della barbarie sanguinaria che caratterizzò il dopoguerra, sottolineo a guerra finita, l'Adriatico orientale, le terre dell'Adriatico orientale, la tragedia delle foibe ha rivelato la natura repressiva del regime di Tito e il clima di persecuzione che ha condizionato l'esodo di 300.000 italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Quella memoria di sofferenza va tramandata, soprattutto presso le nuove generazioni, cui spetta il compito di farsi a loro volta testimoni. La memoria va accompagnata da una riflessione storica, adeguata, seria, puntuale,
Come abbiamo fatto, e di questo ringrazio l'amministrazione pubblica di Bergamo, come abbiamo fatto lo scorso 5 febbraio con un convegno di altissimo livello che ha visto protagonisti il sindaco di Bergamo, il sindaco di Gorizia, di Nova Gorizia e i storici di alto profilo come il professor Rossi e il professor Pupo. E il presidente Mattarella, come giustamente ricordava poc'anzi il sindaco Gori, ci suggerisce proprio che questo è il modo giusto per far uscire dal cono d'ombra la drammatica vicenda degli esuli dalle loro terre. Tante storie, tante vite, tanti sogni spezzati, radici spezzate, dolore, lacrime e una malinconia che non ci abbandona mai. Ma la nostra gente ha dimostrato anche tanta dignità, un riserbo naturale che forse per questo ha trovato una humus fertile nell'indole bergamasca. Serietà, lavoro, poche parole, concretezza. Ognuno di noi può dire con orgoglio che oggi è una vita piena e ricca di affetti. Ricordiamoci anche questo nel giorno di ricordo. L'etica dignitosa di un popolo silenzioso che ha sofferto, ma che ha anche contribuito alla ricostruzione del paese, portando amore per la patria, compassione e solidarietà. Quindi giustizia, il ricordo quindi ha questo profondo valore. Giustizia e approfondimento storico e della memoria. È ciò che può aiutare il presente a progettare un futuro di pace e di democrazia. Grazie. Grazie. Ed ora la parola a Enrico Ricci, prefetto di Bergamo. Grazie. Un saluto a tutti i presenti, un saluto particolare agli amici dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia. Io penso che celebrare il giorno del ricordo, istituito nella legge del 2004, approvata quasi all'unanimità dal Parlamento italiano, significa fondamentalmente riflettere su una tragedia nazionale, una vera e propria sciagura, la tragedia che colpì le popolazioni italiane dell'Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia, una pagina buia della nostra storia nazionale, per lungo tempo anche sottaciuta, dimenticata, una pagina di lutti, di sofferenze, di sangue innocente versato. La tragedia di popolazioni che passarono direttamente dalla dominazione, dall'occupazione feroce nazista alla occupazione altrettanto feroce della dittatura comunista titina, che fece partire immediatamente una vera e propria operazione di pulizia etnica. Le foibe ne sono la testimonianza. Un'operazione di pulizia etnica che determinò l'esodo dei 300.000 italiani. Essere italiano in quelle terre, in quel momento, era motivo di sospetto. Vivere le proprie tradizioni, e rispettare e difendere la propria cultura, la propria religione, il proprio modo di vivere, era motivo di sospetto e di persecuzione. Di qui l'esodo dei 300.000 italiani, e vorrei ricordare anche che quell'esodo, questi italiani che ritornarono in madrepatria, non ebbero vita facile. Mi pare di capire che qui a Bergamo furono accolti bene e si hanno avuto facile integrazione, ma non dappertutto fu così. Si deve ricordare anche che ci fu tanta indifferenza e in alcuni casi anche palese ostilità. Penso che lo spirito con il quale dobbiamo celebrare la giornata odierna è quello che ha pervaso la cerimonia del 13 luglio, in occasione della quale presso la foiba di Mazovizia il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente sloveno Paur hanno dato dimostrazione di riconciliazione nazionale. Si sono tenuti per mano di fronte alla foiba, di fronte alla lapide che ricorda quattro ragazzi sloveni fucilati dai fascisti.
Il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto che la storia non si cancella, il dolore non si dimentica. Ma su questa storia non si può creare motivo di conflitto ulteriore, di rancore, ma si deve costruire un patrimonio comune su cui si possa mantenere la pace fra i popoli. E questo spirito è quello su cui è stata costruita l'Europa. L'Europa, nata dalla macerie delle dittature, create dalle dittature, dal nazifascismo, dalle dittature comuniste, oggi è uno spazio di libertà, non è soltanto uno spazio economico, uno spazio, un territorio in cui si disciplinano interessi economici, è uno spazio di tutela dei diritti, è uno spazio di libertà. E questa idea di Europa si è concretizzata in maniera ammirabile a Gorizia, la nostra piccola Berlino, che oggi non è più divisa da muri e da reticolati, ma è uno spazio di libertà dove italiani e sloveni vivono pacificamente. Questo è lo spirito in cui credo che dobbiamo ricordare e celebrare il giorno del ricordo. Grazie a tutti voi. Grazie Eccellenza. Ed ora invito Gabriella Barca, a cui rivolgiamo il nostro caro saluto, a procedere alla lettura della preghiera dell'esule di suo padre Vincenzo, il quale è stato presidente del Comitato di Bergamo dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Preghiera dell'esule. Signore, della vita e della morte, della luce e delle tenebre, dona la pace a coloro che, vittime dell'odio inumano, hanno lasciato la vita nelle foibe del Carso e nel mare della Dalmazia. Fa che il loro sacrificio non venga mai dimenticato e che su quelle rocce, prive purtroppo del segno di Cristo, fioriscano le rose rosse del sacrificio e della libertà. Da, o Signore, a questi morti senza nome, ma da Te conosciuti ed amati, la Tua benedizione. Signore, Tu che tutti ami e tutti perdoni, abbi pietà dei nostri fratelli che ci hanno lasciato durante la diaspora. Prima di prenderli nel Tuo immenso abbraccio nell'alto dei cieli, fa che il loro spirito riveda e gioisca ancora una volta quell'angolo di terra che sempre ebbero scolpito nel cuore. A noi, esuli in patria e nel mondo, dona serenità e rassegnazione, nonché la speranza, ormai vana, che un giorno sulle nostre terre abbandonate, ma mai dimenticate, riappaia in cielo l'arcobaleno con i colori del nostro amato tricolore. E così sia. Diamo ora inizio alla cerimonia di deposizione delle corone d'alloro.
La cerimonia è terminata, ringraziamo tutti per aver partecipato. Seguirà alle ore 11, nella piazzetta di fronte alla Chiesa della Clementina, un momento di raccoglimento intimo alla targa in ricordo degli esuli della Clementina. Grazie ancora, buona giornata.